Buongiorno e benvenuti al Milk, che è la sede ufficiale del Verona Pride 2015. Io sono la presidente Anna Rita Di Martino, ma più che altro conosciuta come Rita. Premetto che questa è solo una premessa. Vi abbiamo convocato questa conferenza stampa per raccontarvi i primi dettagli di come ci stiamo muovendo sull'evento che stiamo organizzando e le motivazioni perché abbiamo scelto, dopo 14 anni di distanza dell'ultima manifestazione così grande, così bella, abbiamo scelto Verona. Dato che, scusate, ma io faccio anche fatica a parlare di fronte alla gente, perché come vedete sto leggendo. Dato che già nelle prime settimane dell'annuncio sono state circolate inesattezze di ogni genere, vorrei chiedere per cortesia ai giornalisti presenti di riportare più fedelmente possibile quanto viene detto da noi del comitato. Ci teniamo in particolare a spiegare il perché Pride a Verona, questo perché le persone spesso pensano che sia una carnevalata. Ecco, grazie. Oppure come un modo per ostentare ed esibirci. Detto questo, io passerei la parola, a cominciare, al vicepresidente Luigi Turri, e vi racconterà perché siamo qua. Intanto ringrazio e vi vorrei presentare parte del comitato di Verona Pride: Sebastiano, Michela, Sara, Alex, io e Luigi Turri. Detto questo, la parola va a te e io torno subito. Benvenuti, ecco, benvenuti alla Milk. Io, come diceva Rita, sono il vicepresidente del Verona Pride. Il Milk è questo posto dove siete, è un'associazione affiliata a ARCI, dove hanno sede varie associazioni collegate al mondo LGBT e che si pone di essere un punto di connessione fra le varie associazioni, questo è il suo scopo, e nello stesso tempo offrire una serie di anche di servizi alla comunità LGBT, a partire da una consulenza psicologica. Poi tra le varie associazioni che collaborano, Arci Gay ha aperto uno sportello legale, ci sono gruppi di auto mutuo aiuto, tutto questo è interamente autofinanziato. E questo è quello che possiamo permetterci, per questo motivo vi abbiamo fatto venire qui. Intanto, come diceva Rita, per la prima volta da lungo tempo il Pride torna a Verona. Torna a Verona il 6 giugno del 2015, quindi non manca moltissimo, mancano soltanto 178 giorni. Stiamo alacremente lavorando perché venga fuori una cosa grande. Ovviamente siamo in contatto con gli altri Pride che si svolgeranno in Italia, stiamo tenendo ad organizzarci per creare una grande onda Pride e comunque soprattutto per fare un grande Pride del Triveneto. Il comitato Verona Pride l'ha già introdotto brevemente Rita. Le persone che vi ha presentato sono le persone che fanno parte del comitato, ma tutte queste persone hanno alle loro spalle un'associazione o un gruppo di riferimento. Ve le presento brevemente, giusto per capire chi sta organizzando questa cosa. Abbiamo l'ARCI Verona, che è il comitato territoriale di ARCI Nazionale, la più grande associazione associazionistica in Italia, che conta in tutta Italia oltre 5.000 circoli e più di 1 milione di soci. Poi c'è ARCI Gay Pianeta Urano, si vedono? Sì. Il comitato veronese di ARCI Gay, una delle associazioni più vecchie a Verona, è stata fondata nel 1999, quindi 15 anni quest'anno, 16, si avvia alla maggiore età. C'è poi ARCI Lesbica Verona, un'altra associazione che da lungo tempo qui sul territorio, dal 2004. Brigitte Bardot, che invece è un altro circolo affiliato a ARCI ed è nuovissimo, ma che sta già diventando velocemente un punto di incontro, di aggregazione, di discussione, non solo per la comunità LGBT a Veronetta. C'è Io sono minoranza.it,
che è uno spazio internet, uno spazio di, come dicono lo stesso, di riflessione per raccontare l'attualità, la cultura e l'esperienza della diversità, sempre in maniera intelligente, interessante e non mi viene la parola. Andiamo avanti. C'è poi Lieviti Verona, un altro circolo affiliato Arci, che anche questo è molto nuovo, ha un anno poco più, ed è la prima associazione bisessuale in Italia. Il MILC ve l'ho già introdotto, e ultimo, ma solo in ordine alfabetico, Romeo in Love, che è il video podcast che ormai da 8 anni da Verona informa i veronesi e non solo sulla cultura LGBT. Verona Pride, l'ho già detto. La domanda che viene fatta spesso è: perché un Pride? Perché c'è bisogno ancora di un Pride? Perché un Pride in Italia? Perché l'Italia, la risposta è facile, è uno dei pochi stati dell'Unione Europea in cui non esiste ancora, se si esclude quella in campo lavorativo, non esiste ancora una legge contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. È uno dei pochi paesi in cui le unioni fra le persone dello stesso sesso non sono in alcun modo riconosciute, ed è anche uno stato in cui ancora non è possibile disporre liberamente del proprio genere. E poi, perché in Italia, ma perché a Verona? Perché? Perché Verona, che è nota in tutto il mondo grazie a Shakespeare, a Romeo e Giulietta, come la città dell'amore, in realtà si rivela continuamente come un laboratorio di discriminazione, di intolleranza e di crimini d'odio che si presentano nelle forme più cruente o anche in quelle che sono apparentemente più moderate. A Verona è una città piuttosto grande, non è una metropoli, ma è comunque una città piuttosto grande nella quale vivono migliaia di persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender, che per questo motivo sono spesso relegate a una sorta di clandestinità sociale e culturale. E la scelta di farlo quest'anno, nel 2015, non è casuale, perché nel 2015 cadono una serie di anniversari significativi. Da un lato il movimento LGBT veronese compie 30 anni, dal 1985, quando nasceva il Circolo Pink, allora affiliato al CIGAY, poi si sono divisi e al CIGAY è diventato Pianeta Urano. Il Pink c'è ancora e continua le sue battaglie. Dall'altro lato, meno positivo, è che nel 2015 cade il ventennale della mozione numero 336, una mozione chiaramente omofobica con la quale nel 1995 Verona, unica città in Europa, respinse l'applicazione delle direttive europee in tema di diritti civili e di pari opportunità. E la cosa non è superata. L'anno scorso, quando questa mozione aveva già 18 anni, dopo che tutta una serie di giunte che sono succedute non hanno fatto niente per rimuoverla, c'è stato un tentativo per rimuoverla. L'ordine del giorno che chiedeva la rimozione non venne approvato con 17 voti contro 7. In quell'occasione vari membri del comune espressero le loro opinioni a riguardo. Il consigliere Zelger disse che non trovava nulla di offensivo in questa mozione del 95. Il consigliere Di Dio, riferendosi all'ordine del giorno, disse che queste proposte, come appunto l'ordine del giorno, vengono presentate solo con il fine di creare scompiglio. Il sindaco Tosi disse che definire omofoba quella mozione sarebbe stato offensivo nei confronti di chi la votò. Io voglio leggere soltanto un pezzo per vedere se questa cosa è vera. La mozione diceva: l'omosessualità contraddice la stessa legge naturale e l'applicazione della succitata risoluzione, cioè quella europea, avrebbe effetti fortemente negativi sulla formazione psicologica e umana dei giovani. Quindi, citando l'articolo 29 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e aggiungendo fra parentesi ovviamente tra un uomo e una donna, perché questo nella Costituzione non è scritto, respinse sulla base di questo rispetto di un elementare principio naturale la risoluzione europea, impegnando l'amministrazione comunale a non deliberare provvedimenti che tendano a parificare i diritti delle coppie omosessuali.
sempre il sindaco commentò dicendo che additare come omofoba questa mozione era poco rispettoso nei confronti dell'intelligenza di chi la votò. Vado un attimo avanti perché questa voglio citare soltanto alcune delle cose che furono dette in quell'occasione in consiglio comunale. Il consigliere Righi disse che i diritti delle persone omosessuali non hanno cittadinanza in una società civile. Il consigliere Bertozzo disse: i diritti civili possono averli alla gli omosessuali possono averli alla stregua di tutti quei soggetti che hanno problemi fisici o psichici e che un paese civile e democratico come il nostro già riconosce e garantisce. Se vogliono la par condicio, allora dobbiamo farli capponi per la tranquillità di tutti noi. Andando avanti, si dispiaceva per quello che potevano aver provato madri, padri e familiari nel trovarsi in famiglia tali anomalie. E poi, parlando di adozione da parte di coppie omosessuali, concludeva dicendo: se io fossi stato un bambino dato in adozione in quell'ambiente, li ammazzo subito quando sono nell'uso della ragione. Se non è omofobia questa, non so cosa possa essere omofobia. Le cose poi sono andate avanti, c'è stato un altro ordine del giorno approvato quest'anno, ma non voglio dilungarmi su questo, perché una serie di patrocini, fra l'altro dati a convegni di dubbio gusto, di dubbia gusto, chiaramente omofobici, come per esempio la teoria del convegno della teoria del gender del 2013, in cui partecipavano persone come Roberto Di De Mattei, che sostiene che le catastrofi naturali in alcuni casi possono essere collegate a castighi divini dovute a, quindi, ad azioni come appunto l'omosessualità non esattamente consone. O la Chiara Zori, che è una famosa per sostenere la possibilità di cambiare, di correggere l'omosessualità. O Mario Palmaro, che a pochi giorni di distanza da un affondamento e 200 morti al largo delle coste nel Mediterraneo, disse che una legge contro l'omofobia sarebbe ben più grave dell'affondamento di un barcone di migrati nel Mediterraneo. La regione comunque non si è dimostrata meno omofobica e, nonostante l'8 febbraio 2012 avesse approvato una mozione con la quale impegnava la giunta regionale a combattere ogni forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, quest'anno ha formalmente istituzionalizzato la discriminazione istituendo la festa della famiglia naturale, festa che verrà celebrata fra poco, l'ultimo giorno di scuola, e in occasione della quale le scuole dovranno anche impegnarsi a promuovere la valorizzazione dei principi culturali, educativi e sociali su cui ciò si basa. E in questo modo verranno spesi tempo, energie, risorse pubbliche non per tutelare o aiutare le famiglie in crisi, le famiglie con problemi, ma per discriminare quanto vivono in famiglie diverse da questa famiglia naturale, quindi criminalizzando la diversità e condannando l'omosessualità. È vero che finora, da quando abbiamo fatto proposte, il comune è stato collaborativo, la Digos, l'ufficio manifestazioni, i vigili urbani, che hanno avuto carta bianca dal sindaco, ci hanno detto, sono dimostrati molto collaborativi. Scusate, però questo e questo ci terrei veramente che venga evidenziato, che non abbiamo avuto problemi finora, finora chiaramente con le istituzioni di Verona. Sta di fatto che comunque la situazione è tale per cui il Comitato Verona Pride del 2015 ha deciso, fin dal suo costituirsi nel mese di ottobre, di non chiedere il patrocinio per la manifestazione né al Comune di Verona né alla Regione Veneto, che, come abbiamo visto, sono dimostrati chiaramente omobi transfobici, e un patrocinio avrebbe vanificato il senso più profondo che ha questa manifestazione, che è un atto di collaborazione fra associazioni e istituzioni.
Il Verona Pride vuole infatti essere un'occasione di mobilitare tutte le forze sociali e civili che si riconoscono nei valori fondamentali dell'antifascismo, dell'antisessismo, scusate, dell'antirazzismo e dell'uguaglianza, contro ogni forma di autoritarismo, di fondamentalismo religioso e politico e contro ogni sorta di violenza, per rivendicare un cambiamento politico e culturale radicale che dopo una serie di attività che ci accompagneranno per vari mesi culminerà in una marcia dell'orgoglio lesbico, gay, bisessuale, transessuale, transgender, queer, intersex e asessuale, che si svolgerà per le vie del centro di Verona, come abbiamo detto, sabato 6 giugno 2015. Come diceva Rita, ci teniamo a sottolineare che questa marcia non è una carnevalata, come spesso si sente dire, come è stato detto anche di recente, ma è una cosa assolutamente seria e che commemora un evento ben preciso, cioè i morti di Stonewall, che scoppiarono la notte del 27 giugno 1969, quando appunto allo Stonewall Inn un gruppo di travestiti, di drag e di gay si ribellarono alle incessanti angherie che subivano da parte della polizia, da parte della forze dell'ordine locali, e iniziarono a lottare per il riconoscimento dei propri diritti. Quindi la marcia agli eventi che ad essa connessi vogliono essere un richiamo per tutta la cittadinanza che si riconosce nei valori fondamentali che vogliamo promuovere, quelli che abbiamo appena elencato. Vuole essere quindi un invito alla mobilitazione a tutti, vuole appunto essere un invito per fare la differenza. Quali sono a questo punto le richieste politiche del Verona Pride sia a livello comunale che a livello regionale? Le potete leggere qui, le trovate nei cosi, velocemente, sono l'abrogazione della mozione regionale 270 del Consiglio della Regione Veneto del 2014, l'abrogazione della mozione comunale 336 del 1995 e dell'ordine del giorno Zelger 426 del 2014, il riconoscimento delle copie di fatto e dei matrimoni contratti all'estero nei registri dello Stato civile, l'impegno dei comuni per il rispetto delle differenze e per l'inclusione e quindi l'adesione alla rete REDI, cioè la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, la promozione e il finanziamento di progetti di formazione e sensibilizzazione alle tematiche LGBT, la preparazione del personale scolastico nelle scuole ad accogliere figlie e figli delle famiglie LGBT seguendo i principi e le azioni proposte dalla strategia nazionale di lotta contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere proposta dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, e dal Dipartimento delle Pari Opportunità, la promozione di campagne di informazione, l'integrazione delle persone LGBT anziane, che è un problema molto grosso e non se ne parla quasi mai, il potenziamento dei consultori e campagne informative per il diversity management, cioè la gestione delle risorse umane attraverso la valorizzazione delle differenze. In cosa consiste il Verona Pride? Adesso vi arriva l'elenco. Il Verona Pride consiste in una serie di eventi, come diciamo, che da qui a giugno ci accompagneranno. Alcuni sono già in fase avanzata di organizzazione, per esempio dopo ci parleranno Elena Toffolo, segretaria nazionale di Arci Lesbica, del Daicon Bike, una bicicletta che da Padova porterà un nutrito gruppo di donne fino a Verona. Ci sarà una rassegna cinematografica in uno dei principali cinema di Verona, sono in fase di organizzazione una serie di conferenze con il supporto dell'UDU, l'Unione degli Universitari. Poi ci sarà, stanno preparando un convegno per che ne poi ce ne parleranno quello dopo. Saranno fatte campagne di informazione e promozione. Tutto si concluderà il 6 giugno con la marcia, appunto. Come si può contribuire al Verona Pride? Il Verona Pride siamo tutti quanti e per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti quanti e di tutte quante per diventare una grande manifestazione LGBT. Come potete contribuire? Come si può contribuire? Con donazioni online, attraverso carte di credito, attraverso PayPal e attraverso Bitcoin. Fra l'altro credo che si sia il primo Pride a utilizzare Bitcoin, almeno in Italia, perché fa molto trendy. Ecco,
Poi si possono fare donazioni tramite bonifico bancario, i numeri delle rete qui, le trovate sul sito internet, le trovate nella cartellina, le trovate dappertutto. Le donazioni che vengono fatte peraltro sono interamente deducibili, sempre se vengono fatte attraverso il bonifico bancario, cioè sono tracciabili. Con scritto donazione. Sì. Si può diventare sponsor scrivendo a sponsor@veronapride.it, si può diventare volontari e aiutare quindi anche a livello proprio materiale, concreto, pratico all'organizzazione. In questo caso si può scrivere a info@veronapride.it. È importante la promozione, il passaparola, i vari profili social stanno prendendo sempre più piede. Vabbè. Quindi è importante anche la promozione in questo modo. È importante partecipare agli eventi e soprattutto anche alla parata finale, dimostrare che siamo in tanti che credono in questi valori. Tutte le informazioni comunque le trovate sul sito internet e potete chiederle scrivendo a info@veronapride.it. Come seguirci? Appunto, il sito internet che vi ho appena nominato, che è attivo da ieri, mi pare, è facilissimo, www.veronapride.it, con l'hashtag, l'indirizzo mail che vi citavo prima, info@veronapride.it, con l'hashtag Veronapride. Ci potete seguire su Facebook, su Twitter, su Google+, su YouTube, Instagram e Flickr. E soprattutto arriverà presto una app dedicata che sarà disponibile sia per Mac che per Android, per iOS, scusami, non uso, sono della concorrenza. Ecco, questo sostanzialmente è quanto dovevamo dirvi per oggi. Trovate quasi tutte queste informazioni nel prescritte che trovate lì, oppure potete richiedere in formato digitale portando la chiavetta a Sebastiano o lasciando un indirizzo mail, vi verrà spedito. La versione digitale, la prescritta, è molto più ricca, contiene anche altre sezioni di foto, le slide, loghi e quant'altro, quindi vi invito, se vi servono tutte queste slide, anche chiederlo adesso, lo vediamo subito, oppure vi lasciare la mail e lo mandiamo in giornata. Ecco, una piccola anticipazione di quella che sarà la campagna promozionale che noi abbiamo visto in anteprima e si preannuncia molto interessante, perché è molto originale e anche stimolante da un punto di vista della discussione dell'attualità e tutto. Tenetela d'occhio perché è molto, sarà molto interessante. Prima di chiudere, c'è la presidente nazionale, segretaria nazionale della Cilesbica, che voleva fare una comunicazione. Così la chiamo. Prego. Un attimo qui. Ciao a tutto. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Elena Toffolo, segretaria nazionale Arcilesbica. Io sono qui a nome di Arcilesbica, associazione nazionale, in quanto come associazione crediamo fortemente in questo Pride, in questa città, in quanto i rigurgiti fascisti sono ancora molto forti, in cui ancora c'è difficoltà di uscire dagli armadi, di essere visibili in un ambiente dove l'omofobia dilaga anche a livello istituzionale. Noi siamo qua per il Pride di Verona per sottolineare l'importanza della visibilità e in particolare della visibilità lesbica, in quanto appunto siamo Arcilesbica. Come associazione nazionale abbiamo preso l'impegno di organizzare un evento durante i mesi prima della parata finale a Verona,
appunto sull'importanza della visibilità, sull'importanza dell'esserci e sull'essere lesbica in quanto donna. È ancora più difficile dare questa sfumatura di visibilità. Oltre a questo, come associazioni venete, perché in Veneto di circoli arcilesbica ne contiamo ben tre, Verona, Padova e Treviso, vogliamo sottolineare anche un'altra questione importante che riguarda la lesbofobia, quindi quanto ancora c'è violenza fisica, verbale, psicologica rispetto alle donne lesbiche. E per concludere, non meno importante, a ridosso della parata, quindi il 5 e 6 giugno, promosso da Arcilesbica il Riparo Padova, ci sarà la Daikon Bike, che coniuga l'importanza della visibilità delle donne lesbiche con una biciclettata non competitiva, aperto a tutte le donne, che partirà da Padova il 5 con tappa intermedia a Vicenza, per poi il 6 proseguire verso Verona e concludersi con la parata, perché le cicliste, come 2 anni fa fecero a Vicenza per la parata del Vicenza Pride, verranno in corteo in bici. E questo è quanto. Come si chiama l'iniziativa? No? Daikon Bike. Daikon. Sì. C'è un... Ecco, quindi prima di chiudere, sempre a questo riguardo, tornando alla mozione del 95, finirò in mezzo anche le donne, non solo gli omosessuali. Il solito Bertozzo, che vi ho citato prima, parlando di aborto e altre cose simili, disse che se questa era l'emancipazione, le donne avrebbero fatto meglio a tornare a quello che facevano naturalmente, a comportarsi come tutti gli animali insegnano, qualcosa del genere. In quell'occasione, nel 2013, nel suo discorso il sindaco disse, concluse dicendo che comunque non sarebbe sbagliato che il Consiglio di Verona andasse a sorpassare un testo. Questo ha detto, non è stato fatto nulla, lo invitiamo a fare qualcosa perché effettivamente venga sorpassato, in maniera però costruttiva e non con che non sia un'abolizione e basta di un testo passato e non conceda nulla. Sono passati 20 anni, sono stati fatti dei progressi, siamo in Italia, in Europa, ed è giusto che il testo venga abolito e che venga concesso anche qualcosa che rispetti la dignità di esseri umani di tutti quanti. Vorrei fare solo un'aggiunta finale che non era scritta da nessuna parte, ma mi è arrivata stamattina come comunicazione, e credo che per noi a Verona sia qualcosa di... Oltre il Pride, subito dopo il Pride ci sarà questa bellissima notizia, perché noi abbiamo Sara, che fa parte del Comitato di Verona, che si è sposata a settembre a Porto, in Portogallo, con sua moglie Noemi. Dalla prossima settimana cominceranno le iter per poter richiedere il riconoscimento di questo matrimonio. Noi come Verona Pride, come Comitato, li appoggeremo, lotteremo con loro. Non è detto. Noi ci auguriamo di sì, che venga anche fatto, però tutti insieme possiamo lottare, non solo come comitato ma anche come Triveneto, ad appoggiare, perché credo che in Triveneto, specialmente a Verona, sia la prima coppia che faccia una richiesta del genere. Era un mio sogno e sono felicissima di condividerlo con loro, e mi batterò anche personalmente perché questa cosa avvenga. È uno dei miei sogni in un cassetto. Detto questo, bene, lasciamo, se qualcuno ha qualche domanda. Esatto. Intanto vi invito a seguirci durante questi mesi, a partecipare alla marcia finale,
e a stare con noi, a supportarci, come diciamo, per fare la differenza. E intanto questa è una delle tantissime magliette che vedrete, ce ne saranno di vari tipi, di vari disegni. Dobbiamo mettere la scritta pubblicità, che contiene prodotti pubblicità. No, non contiene prodotti, è tutto naturale, non c'è pubblicità qua. E l'abbiamo fatto proprio, l'abbiamo voluto far vedere proprio perché ci crediamo in queste cose e siamo non orgogliosi, ma di più volerlo fare a Verona con tutte le nostre forze. È 2 anni che ci pensiamo, siamo, come ha detto lui, mancano 178 giorni. Ecco, 178, calcolo l'ha fatto lui, se sì, è sbagliato. 178 giorni, e vorremmo che questi 178 giorni per tutti, ma non solo noi del comitato, per tutto il Triveneto, per le persone che ci seguono, sia qualcosa di carica, che ci dà la forza e la carica di farlo bene, di fargli vedere che noi, al di là di quello che ha detto Tosi, degli omosessuali seri, siamo tutti seri. Chi più, chi meno, chi può vestire con la gonna, chi può vestire, io vesto sempre con i pantaloni, ma non per questo non sono una persona seria. Noi siamo, e questo ci tengo a dire, omosessuali, uguale a tutti gli altri. Non ci riteniamo dei cittadini di serie B. Noi paghiamo le tasse, lavoriamo come tutti e noi vogliamo i nostri diritti. E questo è immancabile, questo deve esserci, perché noi questo lottiamo per questo, senza andare a fare chissà cosa, manganellate, no, noi vogliamo fare le nostre cose pacificamente. Detto questo, io vi ringrazio tutti per essere stati qua, domanda, se qualcuno ha delle domande io mi siedo perché le gambe che mi tremano.